colpevoli del Cilento, perché io invece ero un cittadino fisso residente del Cilento, mi fa davvero piacere e onore avervi qui con noi, con il Cilento, con Viral Passaport, e vi ringrazio in primis per aver tenuto questo progetto di Cilento Destination. Io e Damiano rappresentiamo Viral Passaport, che è una startup turistica, siamo nati 2 anni fa. E 3 anni fa circa abbiamo conosciuto Emanuel, quindi l'anno scorso è nata questa idea. Quindi noi ci siamo occupati della parte organizzativa proprio relativa a tutti voi che siete presenti, quindi dalla gestione di appunto, invitare voi press, tour operator, blogger. Quindi quella parte lì è stata tutta quanta a carico nostro, mentre Emanuel giustamente si è preso carico di tutta la parte organizzativa qui sul territorio. E quindi abbiamo da lì pensato, confrontandoci, di creare un evento appunto di promozione del territorio. Come farlo ovviamente? Creando, coinvolgendo chi effettivamente riesce a veicolare appunto la domanda, quindi tour operator, blogger, ovviamente i media. E quindi abbiamo pensato poi di dare valore a 3 argomenti principali, quindi la cultura, l'enogastronomia e il turismo naturalistico. Poi ovviamente il Cilento offre ben altro. Saremo un gruppo di più di 60 persone che si muoverà in questo territorio. Adesso vi presenteremo il programma e il materiale che distribuiremo, che è il badge e quant'altro. Quindi grazie a tutti. Io sono Melania Romanelli, il mio profilo Instagram è melaromanelli.cltv, sono una blogger, ho un blog melaniaromanelli.it e ho un profilo Instagram dove appunto mi occupo di travel blogging e di blog in senso lato del racconto dell'Italia e di tante esperienze di vita alternativa. Siamo qui alla Petrosa, che è appunto un'azienda agricola nel Cilento, e stiamo per effettuare una fattoria didattica. Quindi racconteremo la fattoria, racconteremo l'agriturismo, l'azienda, e vediamo un po' cosa succede, cosa succederà. Abbiamo visto come vengono lavorati i grani antichi, abbiamo visto questa struttura ricettiva, quello che offre, prodotti biologici a chilometro zero, la possibilità di soggiornare in silos che sono qua vicino a noi, sì, che sono stati sapientemente ristrutturati per appunto accogliere i viaggiatori e i turisti. Poi abbiamo anche fatto un bel pranzo sulla terrazza, vista colline, vista montagne e vista mare anche. Sei pronte? 2, 1, buon volo! L'immagine emozionante come è stato l'altro, e qua so che dietro la curva c'è una cascata che si vede solo dal volo. Ho già fatto 6 volte il volo dell'angelo, insomma, quando uno è malato. Domanda, hai anche il mal d'aria? Assolutamente no. Buon volo. Buon volo.
un'esperienza adrenalinica pazzesca. E siamo fatta durante Cilento Destination, che credo sia un ottimo modo per valorizzare questo territorio ricco di cultura, di enogastronomia. Quindi non si valorizza solo il territorio attraverso i prodotti, ma ci danno anche l'opportunità di fare delle esperienze adrenaliniche come queste, veramente pazzesca. Penso un'iniezione di adrenalina, di passione, di entusiasmo e di energia positiva. Ci sembra di volare proprio come un uccello, e la possibilità di poter vedere questo paesaggio incredibile dall'alto, come non avremmo potuto fare se non tramite il volo. Grazie, Cilento Destination. Eccoci che arriviamo di nuovo. Vai! Infinito, suggestivo, pazzesco, grandioso. Stiamo facendo 4 giorni di un tour educational che ci porterà a scoprire le bellezze del territorio del Cilento. Siamo Giorgio e Veronica. Siamo due travel influencer. E oggi siamo a Pertosa per vedere le grotte. Che per me sono state molto speciali, in quanto il giro dentro le grotte le abbiamo fatte anche in barca sul fiume. Devo dire che trovare a Pertosa delle grotte veramente conservate e ben tenute ha lasciato veramente una buona impressione del territorio e del turismo in questo luogo. Particolare anche perché erano molto basse, quindi l'abbiamo anche testato, esatto, ad altezza di Giorgio. Riuscire a fare queste esperienze a distanza di 1-2 ore di macchina per me è fattibile come percorso da consigliare alle famiglie piuttosto che ai gruppi di amici che sono alla ricerca di varie avventure durante agosto, ma non solo. Abbiamo fatto un workshop che sarebbe un incontro con tutti gli operatori del posto, far conoscere chi siamo per poi valutare insieme, fare dei pacchetti per conoscere tutto il Cilento. Un'esperienza entusiasmante e diversa dai soliti educational e workshop che noi facciamo di solito, che non è una fiera ma è una cosa, un'esperienza che si vive proprio sul territorio con le persone del posto. Una giornata all'insegna della scoperta. Siamo partiti dalle grotte di Pertosa e siamo arrivati alla Certosa di Padula, una delle certose più grandi d'Europa, addirittura la seconda, ed è davvero bellissimo scoprire di avere un patrimonio culturale tale, tra l'altro anche patrimonio dell'UNESCO, a 4 passi da casa. Paliotto è stato realizzato tra il 1683 e il 1685 su disegno di Gian Domenico Vinaccia. La tecnica della scagliola consisteva nell'unire polvere di mare. Patrimonio culturale, storico, si mangia benissimo, quindi c'è un'offerta enogastronomica davvero top e si riesce ad assaporare veramente il genius loci un po' ovunque intorno a te. Venite in Cilento non solo per il mare. We'll be right back.
ci troviamo diciamo in un viaggio in cui abbiamo fatto piacevolissime scoperte, abbiamo visitato luoghi bellissimi sia sul mare ma soprattutto nell'entroterra, che è un aspetto del Cilento che va assolutamente scoperto. Stamattina abbiamo percorso un itinerario vicino a Agropoli, un trekking su Punta Tresina accompagnati dai cavalli, e poi ci siamo potuti fare anche un bel bagno dopo il caldo della giornata. Invece adesso ci troviamo al Parco Archeologico di Velia e stiamo visitando questo posto meraviglioso con questa luce calda del tramonto. Cilento Destination è un viaggio tra storia, arte e cultura, circondati dal blu del mare e il verde della natura. È la possibilità di scoprire i sapori della nostra tradizione che possono durare nel tempo e accompagnare anche le generazioni future. Sono pochi mesi che abbiamo fatto questa attività e quindi iniziare con così tante belle persone, tanti giovani, è per noi è solo un piacere. Poi avere anche il piacere del sindaco e di Emanuele, che ci ha accompagnato dal primo giorno che abbiamo aperto questa attività, ci è stato sempre vicino. Siamo ad Aquara, questo borgo molto molto bello, devo dire sono tutti veramente molto ospitali e appena siamo arrivati ci hanno fatto trovare subito il banchetto con tutte le verdure del luogo, è stato veramente un bellissimo benvenuto. E poi siamo andati ad assaggiare la pizza cilentana, fatta col formaggio di capra. Assolutamente ragazzi, da assaggiare, un gusto fortissimo, buonissimo. Sulla tarda mattinata siamo arrivati qui dove ci sono appunto i vitigni e io sono riuscita a provare l'esperienza della pestatura dell'uva, si dice così, pigiatura dell'uva. Cilento Destination serve per questo, ci vuole far conoscere proprio le persone che lo vivono, che hanno deciso di rimanere e di non andare via. Pronta, quasi a voler dire che le mie scarpe da trekking adesso stanno calpestando un suolo morbido e lasciano l'impronta. Noi da Aquara vogliamo lasciare l'impronta in ognuno di voi. Questa esperienza nel Cilento è stata per me molto importante perché oltre ad avermi fatto conoscere un territorio che prima non avevo mai visto, soprattutto in questa maniera, ho avuto la possibilità di sperimentare anche ciò che vuol dire turismo non solo esperienziale ma nel locale, quindi vedere e toccare di prima mano quello che poi io posso andare a proporre al possibile turista. Oggi stiamo per iniziare il secondo workshop di questo educational e sarà un'occasione per incontrare i titolari o i rappresentanti delle strutture del territorio. Questo sicuramente tornerà utile sia agli operatori sia
alle attività del territorio, per capire anche bene come avesse sempre al meglio, perché comunque il mondo del turismo è un mondo che cambia in continuazione e bisogna tenersi sempre aggiornati. Si è appena concluso Cilento Destination 2019, è stato il nostro primo educational, abbiamo portato tanti tour operator, blogger e press a visitare questa meravigliosa terra e sicuramente sarà un'esperienza da ripetere il prossimo anno. Questo è l'Education, l'ultima serata dell'Education che ha visto protagonista il Cilento per 5 giornate intense. La serata apicale dove i tour operator e i blogger incontreranno le strutture ricettive del territorio. Quindi vi aspettiamo per il prossimo anno, perché il Cilento è cultura, enogastronomia e turismo naturalistico.